Buongiorno, oggi sono a casa dei miei genitori. Sono venuta qui perché io e mia mamma dobbiamo fare dei biscotti che voglio farvi vedere perché sono davvero facili, ma soprattutto li possono mangiare tutti. È una ricetta molto interessante per le feste, per Natale. Solo che sono arrivata a casa e non c'è nessuno. Credo mia madre sia andata a fare la spesa. Quindi io intanto ammazzo il tempo preparandomi un caffè. Avete visto il vlog di Matera? Che cosa ne pensate? Vi è piaciuto oppure no? Fatemi sapere nei commenti. C'è stato un cambio di programma, come potete vedere, perché sono in macchina. Sono a Valle Giulia, infatti qui davanti c'è la galleria di arte moderna. E qui, se si sale sopra, si va a Villa Borghese. E sto aspettando mia sorella perché mi ha chiesto se potevo venirla a prendere a Valle Giulia. Lei dall'università, dalla Sapienza, prende il tram che fa capolinea qui a Valle Giulia, quindi mi ha chiesto se potevo venirla a prendere. Tanto ero a casa ad aspettare, a non fare niente, quindi ho detto va bene, ti vengo a prendere. Fai vedere che bella borsa. Devo comprarla nuova, però più resistente, quindi di un altro Ma materiale. questa te l'hanno regalata? La vendono al Sapienza Store, però anche come ho detto, Sapienza Store. Sapienza Store. Però te la regalano all'Open Ah, ok. Day. Però si è tutta rovinata un po', quindi perché la butto ovunque. Va bene, andiamo a casa, io devo fare i biscotti con mamma. Ma perché non hai portato Famas? Perché c'è Walter a Ma io casa. oggi mi sono svegliata giusto perché dovevo prendere Famas. Bene, basta. Ciao. Wow. Ciao a tutti, facciamo le ciambelline al vino. Come dicevo stamattina, questa ricetta è una ricetta in realtà molto semplice e davvero adatta a tutti. Perché praticamente non ci sono uova, non c'è burro, non c'è nessun ingrediente di origine animale. Allora, sei pronta con gli ingredienti? Allora, ci vanno 300 g di farina di tipo 2 o 1, tipo 2 o 1 c'è scritto, bene, abbiamo tipo 2 e tipo 00, li mischieremo. 100 ml di olio di semi, più 100 ml di vino bianco laziale e 80 g di zucchero di canna. Si mischia il tutto, si fa l'impasto e poi si fanno queste ciambelline. E sono delle ciambelline tipiche della regione Lazio. E siccome c'è il vino in queste ciambelline, si chiamano scherzosamente imbriachelle. 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 Imbriachelle, perché imbriaco significa ubriaco, cioè una persona che ha bevuto tanto. Sono molto buone, in realtà il vino non è che si senta così Dà un tanto. suo aroma, non è Dà un male. aroma, ma Però ovviamente non sì, è non che è vi che. ubriacate se mangiate No, queste ciambelline, assolutamente ecco. no. Allora, io questo la metterei tutta, tipo 2, farina. Poi se non mi basta aggiungo pure la 00 che comunque è grana tenera, va bene per i dolci. Quindi. Poi mi serve. Dovresti passare una forchetta. Dovresti passarmi una forchetta, grazie. Questa è da dolce, no, mi serve una forchetta più Oddio, grande. dai, No, uguale. una grande. Prego. Grazie. Adesso facciamo 80 g di zucchero. Vabbè, io ho una bilancia abbastanza approssimativa, però io mi ci trovo bene, non è quella digitale, Vabbè, è uguale. è uguale. Tutta sorella me la contesta sempre. Allora, io come misura del vostro biberon, per questo è preciso sicuro, sul latte bimbi, 100 ml di olio, mi voglio mettere un cucchiaino di questo, facciamo giusto un cucchiaino. Che sennò il vino è un po' pesante, cioè la pasta non si, senza un aiuto di lievito non viene, insomma. Ma in realtà si potrebbe anche usare l'olio extravergine d'oliva, no? Sì, però a mio avviso è molto più pesante. Io la preferisco con l'olio di semi di girasole, anche perché si usa nei dolci l'olio di semi di girasole. Wow, vabbè, un pochino di più non fa niente. Sì, no, non Non importa. importa, Abbonda, insomma. abbonda di Pieno di vino. frutta, vabbè.
ginnastica per le braccia. Senza la planetaria, vedi? Come si lavora? Sì. Questa è la pasta, eccola, bella. E adesso bisogna farla riposare in frigorifero per 30 minuti. Così. Intanto facciamo scaldare il forno a 180 gradi. Bene. Adesso questa la possiamo mettere in frigo. Sì. Allora, abbiamo tirato fuori l'impasto dal frigo, sì. Ed è giunta l'ora di dare forma alle ciambelline. Giusto. Allora, adesso prendiamo dei piccoli pezzi di pasta, così. Metterle qui sulla teglia, in realtà dovremmo passarle nello zucchero, quindi prendiamo la ciambellina, nello zucchero di canna, e la passiamo nello zucchero. Adesso continuiamo a fare le ciambelline. Allora, con l'impasto che avevamo sono venute 32 ciambelline. Adesso le inforniamo. Sì, adesso allora, le inforniamo a 180 gradi per 20-25 minuti in forno ventilato. Ehi, solo uno però, eccole, pronte le nostre ciambelline. Attenzione, ti scocchi. Non sono tutte uguali ovviamente, ma abbiamo fatto industrialmente. No, infatti. Questo è artigianato. Questo è artigianato locale. Non è importante se sono tutte diverse. Questo è il bello delle ciambelline, che sono tutte diverse, no? No. Adesso trasferiamo le ciambelline su questa alzatina con il tovagliolino di pizzo. Di lino. Di lino bordato con il pizzo. So. Sono buone? Non si sente molto il vino in realtà, quindi mamma mi consiglia di usare il vino rosso se invece volete un sapore di vino più accentuato, giusto? Sì. Avranno anche un colore diverso, ovviamente. Ovviamente, però non vengono bionde, ma vengono more le ciambelline col vino rosso. Va bene. Ciao. Sono tornata a casa e adesso devo lavorare un po' al computer. Devo aggiungere i sottotitoli al video che sta per diventare pubblico sul mio canale, che è il primo vlog di Matera. In realtà in questo vlog vado a Matera. Allora, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a rifare le ciambelline in briachelle, fatemi sapere e mandatemi delle foto anche su Instagram, va bene? Ci vediamo presto, ciao!